vicepresidente della provincia di Napoli, Gennaro Ferrara, e l'assessore provinciale all'urbanistica, Nello Palumbo, hanno preso parte, presso la sala consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, all'incontro con gli studenti vincitori del concorso nazionale Giovani Idee, organizzato dalla Fondazione Carlo Donat-Cattin di Torino e gli studenti vincitori dell'edizione della Regione Lombardia. L'edizione 2010 del concorso, giunto alla sua sesta edizione, è stato dedicato all'Unità d'Italia, 150 anni insieme, tra utopia e disincanto, e prevedeva la realizzazione di prodotti audiovisivi su tematiche relative all'Unità d'Italia. Ha visto la partecipazione di 50 scuole provenienti da 10 regioni. Gian Pietro Benigni dell'Associazione Donat-Cattin di Bergamo, iniziativa sicuramente meritevole, non è la prima edizione di questo concorso. Quali le risultanze alla fine di questo viaggio che vi ha portato un po' in giro per l'Italia? Questa è la sesta edizione che noi abbiamo dedicato alla celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia e alla spedizione dei 1000. Abbiamo bandito due concorsi, uno nazionale e uno regionale. Sono risultati vincitrici una scuola di Molfetta e una scuola di Bergamo. In premio hanno effettuato questo viaggio sull'itinerario dei 1000. Siamo partiti da Bergamo, città dei 1000, poi Genova, Torino, Palermo e infine qui a Napoli, dove concludiamo questo itinerario. I ragazzi sono molto contenti, soddisfatti di queste opportunità che gli abbiamo offerto. Io ringrazio la provincia di Napoli per l'accoglienza che ci ha riservato e la testimonianza dei ragazzi sarà la riprova di come sia tutto bene riuscito questa manifestazione. Tutto iniziò così, con lo storico incontro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, avvenuto il 26 ottobre del 1860, con cui si concluse la spedizione dei 1000. Ignazio De Tizio, Liceo Classico Leonardo da Vinci, Molfetta. Io sono Carlo Pulcini, da Bergamo, Liceo Scientifico Lorenzo Mascheroni. Ignazio, è a conclusione questo viaggio, vi ha portato a girare un po' l'Italia insieme con altri ragazzi di Bergamo, ma soprattutto mi interesserebbe sapere questo vostro lavoro che è stato premiato con il migliore in questo concorso nazionale, a che cosa era ispirato? Allora, l'idea del cortometraggio è molto semplice, è la ricostruzione di due eventi simbolo del processo risorgimentale, quale l'incontro di Teano e la composizione dell'Inno di Mameli, e poi una lettura critica di noi giovani del processo risorgimentale nell'ottica di proporre l'Italia come nazione all'interno di un contesto europeo e mondiale. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta. Caro Novaro, questo sarà per sempre il canto dell'italiano. Al nostro lavoro si incentrava di più sulla spedizione dei 1000 di Lombardia e il nostro in particolare si è concentrato sulla figura di Luigi Adolfo Biffi, un bergamasco, il più giovane dei 300 bergamaschi partiti da Bergamo. Questo ci ha permesso di approfondire l'evento dei 1000 fondamentale nell'intero risorgimento italiano. Come ha vissuto questo viaggio da studente del sud insieme con dei colleghi, con degli amici, degli altri ragazzi del nord quando si parla di Unità d'Italia? Questo viaggio è stata l'occasione per unire l'Italia anche dal punto di vista umano, perché compiere un viaggio insieme a una scuola di Bergamo da una scuola del sud ha significato simboleggiare per tutti l'unione d'Italia e l'abbattimento di tutte quelle di quegli stereotipi e di quei pregiudizi che hanno accompagnato l'idea di nord e sud messi insieme. Lo stesso ovviamente anche per noi, non solo con i nostri compagni di Molfetta, ma con le varie scuole e rappresentanze che abbiamo incontrato. Ci siamo trovati tutti uniti, non ci sono ovviamente mai stati problemi, abbiamo creato nuove amicizie e siamo contenti. Qualcosa che ti ha particolarmente colpito in questo viaggio e che ricorderai? Sicuramente l'accoglienza in tutte le città, l'accoglienza degli altri ragazzi, delle istituzioni molto disponibili e i luoghi d'arte e per esempio la mostra di Torino che ha dimostrato all'Italia e all'Europa il chiaro valore di un investimento fatto sulla cultura. Sono stato colpito dalle differenze, delle differenze dei vari luoghi che abbiamo incontrato, ma come queste differenze si uniscano e abbiano in realtà come sottofondo una grande unione di fondo, un grande spirito di appartenenza italiana.